Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi, organizzato da Formit PSIA, sempre nell'ambito del progetto Delivery Unit nazionale. Nell'ottica della semplificazione stiamo affrontando temi diversi, ma a quanto pare tutti molto interessanti per voi, vista l'alta risposta che fortunatamente riscontriamo ogni volta. Oggi il tema che tratterà l'Avvocato De Rosa è la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, quindi un tema piuttosto particolare che e vi invitiamo a partecipare attivamente alla giornata portando ovviamente le vostre riflessioni e le vostre domande scrivendo in chat. Mi pare che siamo diventati un numero significativo. Io inviterei l'Avvocato De Rosa ad accendere webcam e microfono, così eccola, buongiorno Avvocato, così da poterle passare la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Presente? Perfetto, allora mi pare che ci siamo. Io resto in back, se ci sono problemi tecnici scrivete in chat. Scrivete le domande in chat e poi come al solito ci riserveremo gli ultimi 10 minuti o se l'avvocato lo riterrà opportuno risponderà nel corso della trattazione. Buon lavoro. Grazie, grazie. E grazie al Formit per l'organizzazione di questo webinar che ha ad oggetto un tema un po' trascurato ma rilevante e lo capiremo nel corso della trattazione, che mi fa ovviamente piacere preliminarmente contestualizzare proprio per capire perché ci stiamo occupando del whistleblower e soprattutto quanto ci interessa e quanto siamo anche tenuti a conoscerne la disciplina. È per questo che dicevo è necessario contestualizzare la tematica del whistleblower, quindi farei una cornice di inquadramento del tema e non posso non partire da quella che è la disciplina, diciamo, generale della prevenzione della corruzione. Il whistleblower, lo vedremo, ha una sua normativa anche ad hoc, rientra nella recente disciplina della legge Severino. Ricordiamo tutti, nel 2012 la legge 190 ha vincolato le pubbliche amministrazioni a diciamo, pianificare una serie di atti finalizzati a non tanto e non solo evitare la commissione di un reato all'interno dell'amministrazione, ma anche evitare malfunzionamenti della pubblica amministrazione. Il concetto quindi di anticorruzione è molto ampio e questo lo vedremo ha una ricaduta particolare proprio con riferimento al whistleblower, perché è una misura finalizzata a far emergere non solo appunto reati, ma anche qualsiasi cosa non funzioni all'interno degli uffici. Quindi è uno strumento che consente proprio di far trasparire quello che non va all'interno dell'amministrazione. Ho ovviamente intitolato questa slide gli atti di pianificazione dell'anticorruzione. Perché? Perché il whistleblower è una misura presente in diversi atti di pianificazione. Ora andiamo avanti, vediamo se poi ci sono problemi di audio che si continuano a ripetere, vediamo se è necessario che io faccia qualcosa. Nel frattempo provo ad andare avanti. Forse soltanto di nuovo provare ad abbassare un pochino, Sì, perché allora si sente di proviamo. nuovo, sì, e si sente un po' il fruscio con le S, quindi probabilmente ai partecipanti arriva. Ora non si sente più, non si sente proprio più. Non si sente più. Perfetto. Sentite? Adesso, Ora ho secondo abbassato me è un po', meglio. possiamo anche Va poi provare a bene, io così riabbassare. io sento bene a livello centrale, quindi ora sì, perfetto, ci dicono Bene, ora sì. bene, Approfitto per perfetto. dire che chi ha scritto ora sì ha un doppio accesso, quindi per forza sente male. Perfetto. E dunque, vi dicevo, contestualizziamo il whistleblower nel piano triennale di prevenzione della corruzione.
Cioè, se siamo curiosi di vedere come il nostro ente ha disciplinato questa misura, quindi il dipendente pubblico cosa è chiamato a sapere, cosa è chiamato a fare, possiamo consultare il piano triennale della corruzione, della prevenzione della corruzione. Oggi, come molti di voi sapranno, il piano triennale anticorruzione è una sezione del PIAO. Il PIAO è il piano integrato di organizzazione e di amministrazione delle pubbliche amministrazioni che contiene una serie di ulteriori atti organizzativi dell'amministrazione, quindi la gestione della performance, la gestione del personale, del fabbisogno anche del personale nell'amministrazione, la formazione e altresì la prevenzione della corruzione. Il piano triennale è un atto che ha una caratteristica diciamo particolare, quella di consentire all'ente di disciplinare le misure di anticorruzione all'interno della propria amministrazione. Quindi è un atto che ha una caratteristica sia organizzativa che procedimentale, cioè interviene su quello che è il sistema organizzativo degli uffici e su quelli che sono i procedimenti amministrativi. All'interno, diciamo, del mondo dell'amministrazione devono essere collocate proprio le misure di prevenzione, tra le quali, anche, il whistleblower. È un atto, quello del piano triennale, che viene redatto annualmente, o meglio, viene aggiornato annualmente e che contiene tutta una serie di sezioni, una dedicata alla definizione del contesto interno ed esterno dell'amministrazione, la mappatura del rischio, quindi l'individuazione del livello di rischio corruzione negli uffici, la disciplina delle singole misure di anticorruzione, la disciplina anche della trasparenza e soprattutto anche degli accessi, le azioni necessarie per attuare le misure di anticorruzione e per vigilare sulle stesse. Proviamo un attimo a migliorare ancora il volume. Ho abbassato il È importante ricordarci però che non esiste solo il piano triennale della prevenzione della corruzione, in realtà esistono anche altri atti che devono essere allo stesso collegato, cioè faccio riferimento al piano della performance e al codice di comportamento. Il secondo sicuramente più rilevante ai fini del whistleblower. Perché vi dico questo? Perché oggi il piano della performance è un adempimento ovviamente dell'amministrazione e riguarda gli obiettivi che devono essere raggiunti dall'ufficio e dal dipendente pubblico. Il collegamento col piano triennale anticorruzione è necessario perché gli obiettivi dell'ufficio sono ovviamente numerosi e molti li conosciamo, si aggiunge anche quello della prevenzione della corruzione. Quindi sia il dipendente pubblico individualmente che l'ufficio devono garantire il rispetto delle misure di anticorruzione, che poi vedremo. Ciò significa anche che vi è una ricaduta sanzionatoria nel momento in cui non contribuisco ad attuare le misure di anticorruzione, potrei avere una ricaduta sanzionatoria per quanto attiene alla retribuzione di risultato, per esempio, a quella che, diciamo, a quelli che sono per il resto dei dipendenti i premi di produttività. Quindi piano anticorruzione e piano della performance sono collegati. Rispettare le misure di anticorruzione è necessario anche per raggiungere gli obiettivi dell'ufficio e l'obiettivo individuale del dipendente pubblico. Il piano anticorruzione è altresì legato al codice di comportamento. Molto banalmente potremmo dire che il piano anticorruzione contiene le misure di prevenzione della corruzione. Il conflitto di interessi, il whistleblower di cui parleremo, la gestione degli incarichi, le inconferibilità, le incompatibilità, le misure di trasparenza, ciò
ciò che deve essere fatto nell'ufficio nel caso in cui un dipendente sia raggiunto da una voce, per esempio da un avviso di garanzia. Il codice di comportamento invece contiene i doveri soggettivi dei dipendenti pubblici, cioè faccio riferimento a una serie di doveri che già tutti conosciamo, per esempio il dovere di timbrare il cartellino e di recarsi in ufficio, di prendersi cura degli strumenti di lavoro, di mantenere il segreto d'ufficio con riferimento ad alcuni procedimenti, però il codice di comportamento poi è stato arricchito anche di ulteriori aspetti, proprio con riferimento all'anticorruzione, cioè attuare queste misure. Il dipendente pubblico è tenuto ad attuare le misure di anticorruzione. Quindi capiamo che il whistleblower, in quanto misura di prevenzione della corruzione, è un dovere del dipendente pubblico, cioè segnalare, vedremo, un eventuale illecito, o malfunzionamento dell'amministrazione rientra tra i doveri dei dipendenti pubblici. E definiti questi atti organizzativi, quindi piano anticorruzione, piano della performance, codice di comportamento, di cui abbiamo, ecco, definito un po' la logica, ecco, capiamo anche che vi è un'altra conseguenza sanzionatoria, cioè la responsabilità disciplinare. Se il rispetto delle misure di anticorruzione è un dovere soggettivo del dipendente pubblico perché riportato nel codice di comportamento, ciò significa che non rispettare le misure, quindi nel caso di specie non segnalare un illecito o un malfunzionamento, potrebbe comportare una ricaduta sanzionatoria, cioè la responsabilità disciplinare, ovviamente. Poi vi sono una serie di atti ulteriori, cioè questo semplicemente per dire che con riferimento ad ogni misura di prevenzione della corruzione, l'amministrazione non sintetizza tutte le attività da fare solo in questi atti principali che vi ho indicato, ma ovviamente nel tempo può emanare, diciamo, atti di organizzazione o direttive che vanno ovviamente a specificare l'attuazione di queste misure. Quindi vari atti organizzativi anche successivi al piano triennale di anticorruzione. Vi è poi un documento ulteriore che è la relazione annuale, che trovate sempre sul sito delle vostre amministrazioni, che ci dà un'altra prospettiva. Se il piano triennale ci dice come il whistleblower è disciplinato, la relazione annuale ci dice se l'amministrazione effettivamente ha portato a termine tutta una serie di attività legate a quella misura di anticorruzione. La relazione annuale è una sorta di rendiconto. I dipendenti hanno attuato le misure, qualcuno l'ha violato, la governance soggettiva dell'amministrazione ha messo in atto tutti gli strumenti per realizzare le misure. Entrambi gli atti, sia il piano triennale anticorruzione che la relazione annuale, sono redatti dallo stesso soggetto che è il responsabile della prevenzione della corruzione. Molto probabilmente un dirigente del vostro ente, potrebbe essere anche un dipendente con particolari caratteristiche, cioè con particolari conoscenze, del mondo dell'amministrazione a cui appartiene, e l'importante è che sia un soggetto interno, quindi diciamo è qualcuno che deve conoscere l'amministrazione, quindi non può essere per esempio coinvolto una società di consulenza per la redazione del piano. Vi è proprio diciamo, un limite di legge perché sarebbero eventualmente atti nulli che verrebbero anche perseguiti. Andiamo avanti e proviamo ad entrare più nel particolare. Abbiamo visto una prima cornice generale, ora entriamo in una cornice un po' più dettagliata, cioè abbiamo detto che il piano triennale contiene una serie di misure di prevenzione della corruzione. Le focalizziamo quali sono, vedete che all'interno delle misure abbiamo anche il nostro whistleblower. Le misure di anticorruzione sono la rotazione, il conflitto di interesse, il pantouflage, i patti di integrità, le incompatibilità e le inconferibilità, la trasparenza. Questa slide ci fa anche, diciamo, focalizzare un altro aspetto. Il fatto che queste misure, che sono misure obbligatorie, quindi sono
misure che l'amministrazione deve applicare tout court, non può scegliere di applicarne qualcuna e qualcun'altra no, devono essere sicuramente applicate in alcune aree che la legge definisce obbligatorie, cioè sono aree di rischio, sono aree in cui è maggiore il rischio della commissione di un illecito. Parliamo delle aree di autorizzazione di concessione, l'area degli appalti, l'area dell'erogazione delle sovvenzioni economiche, l'area dei concorsi e delle prove selettive. La legge quindi vincola ad attuare obbligatoriamente le misure in queste aree, anche quindi il whistleblower. Dobbiamo però aggiungere che la legge in parte è stata superata poi dagli atti soprattutto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'ANAC emana annualmente il Piano Nazionale Anticorruzione, con il quale allarga le maglie applicative delle misure. Quindi oggi queste misure in realtà trovano uno spazio molto più ampio, anche a aree in cui vengono comunque non solo svolte delle attività particolari, pensiamo per esempio l'area affari legali e contenzioso, un'area in cui si svolge un'attività ispettiva, l'area in cui si gestisce il patrimonio, ma anche aree con arretrati, per esempio procedurali o con particolari complessità anche amministrative, in cui è più facile che, diciamo, si possano annidare degli illeciti o possano essere commessi dei reati. Quindi oggi l'applicazione delle misure è sostanzialmente, diciamo, estesa a tutta la pubblica amministrazione. E quindi, vedete, ecco, la prima fonte di disciplina del whistleblower dobbiamo appunto fissarla, come abbiamo detto, nel piano triennale, il piano triennale di prevenzione della corruzione. Chi sono i soggetti che coadiuvano l'attuazione del piano triennale, ma soprattutto del codice di comportamento, che, come abbiamo detto, contiene l'obbligo di attuazione del whistleblower? Una panoramica molto rapida, giusto per sapere chi sono i soggetti coinvolti. Questa è una governance, come vedete, circolare, non c'è una gerarchia nello svolgimento di ruoli e funzioni. Tutta l'anticorruzione, quindi l'attuazione di tutte le misure di prevenzione della corruzione e dunque anche del whistleblower, dipendono dalle relazioni di questi soggetti. L'autorità di indirizzo politico è sicuramente fondamentale perché gli obiettivi che devono essere perseguiti sono dati dall'autorità di indirizzo politico. Come abbiamo detto, il responsabile anticorruzione che deve redigere il piano triennale e anche la relazione di fine anno, che sono i principali, diciamo, atti organizzativi. Come dicevamo, il piano triennale anticorruzione è una sezione oggi del PIAO. I vari referenti per la prevenzione, che in amministrazioni molto ampie possono essere individuati come, diciamo, ecco, degli alter ego del responsabile anticorruzione, quindi nelle principali aree dell'ente può essere individuato un referente per la prevenzione. I dirigenti sono ovviamente coinvolti perché sono tenuti a far applicare le misure all'interno delle proprie aree di competenza. L'organismo indipendente di valutazione, per quello che ci siamo detti prima, il piano della performance e il piano anticorruzione sono fra loro collegati, cioè l'attuazione delle misure di anticorruzione è un obiettivo dell'ufficio. È un obiettivo altresì del dipendente pubblico, quindi dicevamo le violazioni possono avere una ricaduta per quanto riguarda la decurtazione e la retribuzione di risultato di un dirigente o un premio di produttività. Mi soffermo soprattutto su un soggetto, cioè l'ufficio procedimenti disciplinari, per quello che ci siamo anche anticipati prima, cioè vi ricordate abbiamo detto il rispetto del whistleblower e richiesto anche dal codice di comportamento, poi vi farò vedere dove è stabilita questa regola, cioè il whistleblower non è solo una misura di prevenzione della corruzione, è un obbligo soggettivo, è un dovere quello di segnalare un illecito. Di conseguenza, prima anticipavo l'eventuale responsabilità disciplinare, cioè se
violo il codice di comportamento, ho una ricaduta dal punto di vista disciplinare, una sanzione che può andare dal rimprovero verbale o nei casi più gravi al licenziamento. Quindi un soggetto sicuramente coinvolto nell'attuazione delle misure di anticorruzione e del whistleblower è l'ufficio procedimenti disciplinari. In caso di violazione delle misure, è questo ufficio a verificare se la violazione c'è stata e qual è l'eventuale sanzione. È ovvio che questa attività sanzionatoria non può essere rimessa al responsabile anticorruzione, cioè chi scrive le regole non può sanzionare. Quindi abbiamo un responsabile anticorruzione, un ufficio, procedimenti disciplinari separati proprio per evitare un conflitto di interessi. E qualcuno che di esterno che deve valutare se vi è stata la violazione o meno della misura anticorruzione. Ultima categoria, i dipendenti pubblici, che si collega anche alla categoria dei collaboratori, degli esterni, dei contrattisti, dei consulenti, diciamo, nell'ottica della prevenzione della corruzione. Il dipendente pubblico non è solo il dipendente assunto in pianta organica, come, diciamo, ecco, come dipendente a tempo indeterminato dell'amministrazione, ma è anche il contrattista, o il consulente esterno. Sono equiparati quindi al dipendente pubblico, di conseguenza sono questi soggetti coinvolti nell'attuazione di tutte le misure. Anche un consulente può segnalare, per esempio, diciamo, la violazione di qualcosa all'interno dell'ufficio o un malfunzionamento e quindi deve essere messo in grado di, lo vedremo successivamente, di accedere agli strumenti deputati alla segnalazione ai sensi del whistleblower. Soggetto, potremmo dire, esterno all'amministrazione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'ANAC, che esercita poteri di vigilanza e anche poteri sanzionatori verso l'amministrazione, cioè controlla che tutto il sistema di cui stiamo parlando, cioè la redazione del piano triennale e l'attuazione dello stesso, avvenga all'interno dell'ente. E eventualmente poi sanzionare nel caso in cui l'ente non, diciamo, non si adegua al dettato normativo. Entriamo ancora un po' di più nel particolare, cioè che cosa si può segnalare attraverso l'istituto del whistleblower. In realtà l'oggetto, diciamo, delle denunce whistleblower coincide un po' con l'oggetto della prevenzione della corruzione. L'ho anticipato inizialmente, parlare di prevenzione della corruzione in realtà significa parlare anche di prevenzione di malfunzionamenti, di illeciti all'interno dell'ente, non necessariamente della commissione di un reato. Pertanto anche l'oggetto di una segnalazione è molto ampio. Non devo necessariamente assistere a un fatto di reato e non devo essere convinto e sicuro di denunciare un reato, ma posso segnalare qualsiasi cosa rientri, per esempio, nel concetto di abuso di funzioni pubbliche all'interno dell'amministrazione, di malfunzionamento, di strumentalizzazione per fini egoistici e privati di funzione pubblica, di comportamenti in buona sostanza comunque impropri all'interno dell'amministrazione. Quindi il concetto di segnalazione è molto ampio, sarà poi il destinatario della segnalazione a, diciamo, indagare sulla bontà della stessa. Entriamo, nel tema del codice di comportamento, che potremmo individuare come seconda fonte di disciplina del whistleblower. Quindi, diciamo, se noi cerchiamo le norme, potremmo dire anche di riferimento, la disciplina di riferimento, dobbiamo riferirci a due strumenti di pianificazione. Il primo l'abbiamo già detto, il piano anticorruzione, come contenitore di misure l'abbiamo, diciamo, ecco, un po' volgarmente definito. Il codice di comportamento è invece un contenitore di doveri soggettivi, di obblighi comportamentali.
ho anticipato che i due atti sono collegati, in quanto, come vedremo ora, il codice di comportamento contiene una clausola generale che vincola il dipendente pubblico ad attuare tutte le misure di anticorruzione, incluso il whistleblower. Quindi il codice di comportamento ci obbliga a adempiere a determinati doveri soggettivi, tra i quali il rispetto delle misure di anticorruzione. Se poi voglio capire il contenuto di ogni singola misura, andrò, a consultare il piano triennale di anticorruzione. Quindi ecco, le fonti di riferimento sono le più importanti sicuramente queste due. L'articolo 8 del codice di comportamento è, la fonte, diciamo, della obbligatorietà del comportamento, rispettoso, diciamo, delle misure di anticorruzione. L'articolo 8, come ho riportato, afferma che il dipendente pubblico deve rispettare necessariamente le misure di prevenzione della corruzione, cioè le misure del piano triennale. Poi ci sono, diciamo, dei dettagli. Si dice in particolare il dipendente deve rispettare le prescrizioni del piano, deve collaborare col responsabile anticorruzione. Quindi se il responsabile coinvolge un dipendente, a cui chiede di fornirgli un dato, per esempio da pubblicare, oppure gli chiede di, spostarsi ad altre funzioni per attuare la misura della rotazione, ecco, si è tenuti obbligatoriamente ad adempiere a questo tipo di richieste. Ultimo aspetto di questa norma, ci dice l'articolo 8, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, cioè fermo restando che il dipendente pubblico può sempre rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica per denunciare un reato, ai sensi del codice di comportamento è tenuto a, segnalare l'illecito, il malfunzionamento al proprio superiore gerarchico. Ho evidenziato in giallo superiore gerarchico. Non è un caso, perché vedremo successivamente che una disciplina più recente ha eliminato il riferimento a superiore gerarchico, perché veniva visto come un, diciamo, come un freno proprio all'adempimento della segnalazione. Un po' per il timore di essere facilmente individuati nella segnalazione e un po' perché non permetteva questa disposizione letterale di segnalare eventuali inadempimenti del proprio superiore gerarchico. Quindi, questo lo vedremo fra poco, la legge ha superato questo limite e non fa più riferimento a superiore gerarchico, però il legislatore ha dimenticato di effettuare un coordinamento normativo. Fondamentalmente doveva togliere il riferimento a superiore gerarchico anche nel codice di comportamento. Resta quindi ferma che questa norma è fondamentale quale fonte di obbligatorietà. Pertanto la disciplina pratica del whistleblower che andremo ora ad analizzare fa parte di un'altra disposizione normativa. Però, ecco, questa è una disposizione che sta assolutamente, in piedi e che obbliga dunque ad attuare il whistleblower. Andiamo quindi nel dettaglio. Ricapitolando, il piano triennale disciplina la misura di prevenzione della corruzione del whistleblower insieme ad altre misure. Il codice di comportamento mi obbliga, fra i vari doveri soggettivi, ad attuare tutte le misure, nonché anche il whistleblower, e quindi a segnalare gli illeciti. Andiamo avanti. Avevamo l'articolo 54 bis del testo unico del pubblico impiego. È, diciamo, una norma peraltro recente, essendo un bis significa che è stato aggiunto nel testo unico del pubblico impiego intorno al 2017 questa norma, cioè una norma che andava proprio a dettagliare le modalità di segnalazione. Oggi questa disposizione è stata abrogata ed è stata sostituita da un recentissimo decreto
che è il decreto legislativo 24 del 2023, che ha attuato una direttiva europea. Il decreto legislativo del 2023 ha assorbito buona parte dell'articolo 54 bis oggi abrogato. Inoltre ci sono anche delle linee guida di ANAC che aiutano le amministrazioni a disciplinare e ad attuare il whistleblowing. Queste linee guida del 2021 saranno sicuramente in futuro aggiornate ai sensi di questo decreto del 2023. Quindi, con riferimento ora a questa, recente norma che vi ho indicato, cioè il decreto legislativo numero 24 del 2023, andiamo a vedere come deve essere svolto il procedimento di segnalazione. Quindi entriamo proprio nel dettaglio del procedimento whistleblower. Prima domanda che dobbiamo farci e che è diciamo fondamentale per capire come avviare il procedimento. La prima domanda è: segnalare l'illecito, cioè a chi rivolgerci. La norma ora non vi ho indicato ovviamente i singoli articoli, quelli li ritrovate nella fonte normativa che vi ho indicato nella prima slide, nella precedente slide. A noi interessa, ecco, vedere contenutisticamente il procedimento come si svolge. La legge elenca una serie di soggetti. Quindi lascia il dipendente pubblico libero di rivolgersi all'uno o all'altro. Il dipendente quindi può segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in alternativa all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in alternativa ancora alla Procura della Repubblica, all'autorità giudiziaria. Infine, alla Procura della Repubblica della Corte dei Conti, nel caso in cui si abbia, diciamo, quantomeno, ecco, non la certezza, ma il dubbio che ciò che vado a segnalare riguarda, la materia erariale, contabile. Il responsabile della prevenzione anticorruzione, lo abbiamo già individuato prima, è il soggetto deputato a redigere il piano triennale anticorruzione e la relazione di fine anno. È, la colonna portante, diciamo, del sistema anticorruzione. Ma ricordatevi, non è l'unico soggetto coinvolto. Abbiamo prima visto la governance soggettiva proprio in forma circolare, proprio per evidenziare che vi erano altri soggetti coinvolti, l'autorità di indirizzo politico che dà gli obiettivi, il dirigente della propria area che deve far attuare le misure, l'ufficio procedimenti disciplinari che deve eventualmente sanzionare il dipendente che ha violato la misura. Quindi sicuramente il responsabile anticorruzione non è l'unico soggetto deputato a far funzionare il sistema, ma sicuramente è una colonna portante. Quindi, come vedete, il superiore gerarchico che abbiamo nominato prima non è elencato in questa, diciamo, alternativa di soggetti a cui rivolgerci. Quindi la legge più recente, cioè questa, ha implicitamente abrogato quel vecchio riferimento al superiore gerarchico. Quindi il codice di comportamento, abbiamo sinteticamente detto, fa fede soprattutto quanto al fatto che ho un dovere di segnalazione, non a chi devo segnalare. E questo decreto del 2023, che assorbe comunque quella norma che vi ho barrato, già presente negli anni precedenti, che mi dice a chi segnalare. La domanda è come, sulla base di quale criterio scelgo a chi rivolgermi? Allora, a questo punto la legge non ci dà indicazioni, in realtà è un ragionamento che facciamo insieme. Diciamo che potremmo dividere in due blocchi quei destinatari. Da una parte il responsabile anticorruzione, l'ANAC, dall'altra
dall'altra parte l'autorità giudiziaria e la Procura della Corte dei Conti. Perché dividiamo a metà? Beh, perché da una parte abbiamo dei soggetti amministrativi, dall'altra parte abbiamo dei magistrati. Quindi procedimento, poteri e funzioni sono molto diverse. Di conseguenza, il dipendente pubblico che si imbatte in un plateale fatto di reato, diciamo che intuitivamente sarebbe normale che si rivolgesse direttamente all'autorità giudiziaria. Perché se è stato commesso un reato, non c'è altra strada che quella di perseguire il reato nelle sedi, diciamo, nelle sedi deputate a far questo. Ma il dipendente pubblico che dovesse comunque decidere di segnalare il plateale reato a cui ha assistito al responsabile anticorruzione o all'ANAC non sbaglierebbe comunque, perché in realtà forse si garantirebbe di perseguire due strade differenti, in quanto il responsabile anticorruzione o l'ANAC, posso decidere, diciamo, fra uno dei due, non hanno i poteri di un magistrato, quindi diciamo, la loro attività qual è? Quella di verificare il comportamento del dipendente nell'amministrazione da un punto di vista disciplinare. Quali comportamenti, quali obblighi ha violato e eventualmente procedere poi con delle ricadute sanzionatorie di tipo amministrativo. Sicuramente sarà avviato un procedimento disciplinare. E nel momento in cui il destinatario della segnalazione, responsabile o ANAC, verificano che si tratta di un fatto di reato, senza scendere troppo nel dettaglio, cioè senza verificare se effettivamente quel reato è stato commesso o meno, devono inoltrare comunque gli atti alle autorità giudiziarie competenti. Dunque inizia un'altra strada, inizia quella che è la strada poi della magistratura nella verifica della commissione del reato. In buona sostanza, quindi, non c'è un vincolo a segnalare all'uno o all'altro soggetto. Diciamo che sono libero di rivolgermi a un'autorità amministrativa o a un'autorità giudiziaria. Vero è che se mi rivolgo al mio responsabile anticorruzione o all'ANAC, mi assicuro il perseguimento automatico di due strade, perché vengono sia verificate le violazioni amministrative, diciamo, all'interno dell'ente e nel caso di dubbio di commissione di un fatto illecito, le carte saranno comunque girate alle autorità giudiziarie competenti. Non c'è quindi, diciamo, un rapporto gerarchico, come vi ho, precisato nella slide, cioè sono soggetti che io posso scegliere alternativamente. Vedremo, ma questo lo vedremo fra poco, che solamente l'ANAC è destinataria di un particolare tipo di segnalazione, cioè la segnalazione di eventuali misure ritorsive. Però ci torniamo dopo, cioè quello che può accadere al dipendente pubblico che segnala un illecito e che riceve degli atti discriminatori punitivi per aver segnalato. Allora in quel caso vedremo solo l'ANAC deputata eventualmente a ricevere delle segnalazioni sul tema e ad avviare un determinato procedimento, ma ne parliamo successivamente. Dunque, questa è la platea dei soggetti destinatari della segnalazione. Qualche precisazione ora su come redigere la segnalazione. Quindi abbiamo visto a chi, ma come, in che modo. Intanto la legge è molto, diciamo, chiara nel dire, che la segnalazione va fatta nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione. Cioè, in altre parole, si dice non strumentalizzare la segnalazione per fini privati, per rivendicazioni di tipo privato. Ciò che è oggetto di segnalazione deve essere un fatto che incide sull'integrità della pubblica amministrazione.
Quindi in realtà traducendo un po' meglio questa cosa potremmo dire che non devi denunciare o segnalare esclusivamente il tuo interesse privato. L'importante è che coesista l'interesse all'integrità, alla tutela della pubblica amministrazione e anche poi eventualmente una richiesta che ha una ricaduta poi sulla tua posizione lavorativa. Se manca questo presupposto, è ovvio che la segnalazione non va avanti, quindi la valutazione sulla legittimità, diciamo, della segnalazione spetta a chi la riceve, quindi sarà il responsabile anticorruzione o l'ANAC che verificheranno se quella segnalazione risponde a questi requisiti. Inoltre, è necessario un altro presupposto, cioè quello che vado a segnalare deve essere ovviamente collegato al rapporto di lavoro, cioè devo segnalare dei fatti che ho appreso in virtù dell'ufficio rivestito, una notizia, un evento che ho appreso in occasione, dello svolgimento delle mie funzioni lavorative, anche casualmente. E questo vale in tutti i casi, anche se sono in posizione di comando, di distacco presso un'altra amministrazione. Posso segnalare sia qualcosa che riguarda l'amministrazione in cui svolgo le funzioni, all'amministrazione a cui sono stato destinato, sia fatti che riguardano l'amministrazione di appartenenza. Vedremo peraltro poi quelle che sono tutta una serie di tutele che il whistleblower garantisce, cioè il legislatore come ha cercato di rendere appetibile questo obbligo di segnalazione. Anticipiamo che questo concetto di rapporto di lavoro è stato esteso dal decreto del 2023, cioè si fa riferimento anche per esempio al dipendente in periodo di prova, si fa riferimento anche a, per esempio, chi in realtà ha smesso di lavorare nella pubblica amministrazione, ma è un ex dipendente pubblico. Si è esteso anche questo ai soggetti legati da rapporto di parentela, quindi il dipendente pubblico che segnala illeciti è un concetto sempre ecco, abbastanza poi esteso rispetto a quello che ci aspetteremmo. Come deve essere redatta invece la segnalazione? La segnalazione può sicuramente essere redatta sia in forma scritta che in forma orale. Vedremo dopo che in realtà dovrebbe esistere anche una vera e propria piattaforma per tutelare maggiormente aspetti legati anche alla privacy. Però ecco, il legislatore lascia ovviamente le maglie larghe all'amministrazione sulle modalità di segnalazione. Sicuramente abbiamo però degli elementi soggettivi e oggettivi su cui soffermarci, cioè bisogna identificarsi. Teoricamente, e poi spiego questo teoricamente, una segnalazione di whistleblower anonima verrebbe cestinata dal destinatario, cioè non hai presupposti per consentire l'avvio del procedimento, perché vi è una sorta di patto implicito, diciamo, e cioè io amministrazione ti garantisco una serie di tutele che ora andremo a vedere. Tu però devi identificarti, cioè ci devi mettere la faccia, mi devi in un certo senso dare prova della veridicità di quello che stai dicendo. La prassi dimostra però che in diverse occasioni la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto legittime anche delle segnalazioni anonime, che però erano, diciamo, particolarmente dettagliate, particolarmente circostanziate e precise. Quindi diciamo che l'anonimato era bilanciato da una segnalazione, diciamo, contenutisticamente molto robusta e che quindi ha consentito comunque all'ANAC di processarla.
Però fondamentalmente se noi prendiamo il testo di legge vediamo che la segnalazione whistleblower deve essere fatta identificandosi, quindi non identificandosi si rischia che poi sia gestionata. Devo segnalare non affermando delle cose che ho appreso secondo voci o diciamo semplici sospetti. E soprattutto non devo segnalare affermando cose di cui conosco la falsità, cioè non devo segnalare in malafede eventi che non si sono verificati o denunciare persone che non sono coinvolte in nessun fatto illecito. Sulla falsità però ritorneremo, quindi diciamo appuntiamolo solamente, però dopo risponderemo alla domanda cosa succede comunque se una segnalazione viene fatta sulla base di affermazioni false. A parte questi elementi soggettivi, ci sono poi una serie di elementi oggettivi. Come ho anticipato, la segnalazione deve essere circostanziata, devo dire tempo e luogo in cui si è verificato il fatto. Devo fornire tutti gli elementi possibili che consentono all'amministrazione, quindi al responsabile anticorruzione o all'ANAC, di verificare i fatti. Posso allegare documenti, posso anche indicare persone che devono essere sentite. Lo scopo è fornire un quadro quanto più dettagliato possibile e completo della segnalazione. Ma la parte credo più rilevante di questo istituto è le garanzie che offre, cioè quali sono le tutele. Il legislatore spinge a segnalare, stabilisce un dovere, ci vincola col codice di comportamento, quindi ci vincola anche minacciandoci una sanzione disciplinare, diciamo, se non adempiamo. Disciplina il whistleblower nel contesto proprio dell'anticorruzione, quindi come misura obbligatoria, che deve essere applicata da tutti i dipendenti pubblici, ma in cambio cosa fornisce, diciamo, per bilanciare questi oneri che vengono comunque scaricati sul dipendente. Due forme di tutela. La prima è la garanzia della riservatezza. La segnalazione non potrà mai essere oggetto di alcuna forma di accesso, né l'accesso documentale, che tutti conosciamo, quello motivato quindi, né l'accesso cosiddetto FOIA, civico generalizzato, quello che oggi punta alla accessibilità un po' totale dei dati, cioè chiunque può chiedere di accedere a dati e documenti dell'amministrazione. Questa tutela di riservatezza è garantita in tre sedi diverse. Perché parlo di sedi procedimentali? Beh, un po' per quello che vi ho detto prima, vi ricordate, le strade della segnalazione possono essere diverse. Cioè io segnalo al responsabile anticorruzione o all'ANAC, quindi segnalo in una sede amministrativa, ma se emergono anche solo dei dubbi sulla commissione di un reato, l'amministrazione è tenuta a inoltrare alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti, le segnalazioni. Quindi le sedi in cui poi si articola il procedimento possono essere diverse. Quindi una prima sede potrebbe essere quella penale. La mia segnalazione va a finire anche alla Procura della Repubblica. Il legislatore qui è molto chiaro nell'imporre all'amministrazione delle particolari cautele nell'inoltro della segnalazione al magistrato. Cioè si deve ricordare al magistrato di tutelare l'identità di quel soggetto. In realtà è un remind un po' inutile, nel senso che esistono già delle norme del codice penale che tutelano l'identità in tutta la fase istruttoria, cioè l'identità del segnalante viene coperta dal segreto per tutto il corso delle indagini preliminari. Seconda sede, la Procura della Corte dei Conti, per lo stesso motivo di prima, c'è il dubbio di un reato contabile, per esempio erariale, dunque la segnalazione è inoltrata alla Corte dei Conti. Anche qui la disciplina contabile tutela l'identità del segnalante fino alla chiusura della fase istruttoria. Infine,
procedimento disciplinare, perché questa è la fase amministrativa, quando io segnalo al responsabile anticorruzione o all'ANAC, cosa accade dopo la segnalazione? Qual è lo step successivo? Viene avviato un procedimento, ovviamente. Chi riceve la segnalazione verifica intanto se la segnalazione risponde a tutti quei presupposti che abbiamo visto. Vi è un'attività istruttoria, dopodiché bisogna indagare sul segnalante, scusatemi, sul segnalato, cioè sul protagonista della segnalazione. E questa indagine avviene avviando un procedimento disciplinare. E in tutte queste sedi, l'identità del segnalante è tutelata, è protetta. C'è una sola eccezione che la legge, ci dice, ma è un'eccezione superabile, cioè con riferimento alla fase amministrativa interna, alla fase disciplinare, è possibile che il segnalato, dica di avere necessità di accedere al nominativo del segnalante per esigenze di difesa. La difesa è fondamentale, è una tutela garantita anche dalla Costituzione. In questo caso, il nominativo del segnalante può essere concesso, ma solo se lo stesso gli consenta. Quindi comunque c'è l'ultima parola del segnalante che può negare che il proprio nominativo sia riferito al segnalato che lo chiede per esigenze di difesa e dunque resta definitivamente tutelata la riservatezza. Leggo una domanda, facendo segnalazione all'ANAC riferita proprio al responsabile anticorruzione per atti illeciti, il quale viene per primo a conoscenza. Chi mi tutela? Attenzione, i destinatari della segnalazione sono alternativi. Io segnalo o al responsabile anticorruzione o all'ANAC. È ovvio che se devo segnalare un illecito riferito al mio responsabile anticorruzione, mi rivolgerò solamente all'ANAC, è ovvio che non segnalo a lui qualcosa che lo riguarda. Nel momento in cui mi rivolgo all'ANAC, l'ANAC svolge un procedimento con assoluta tutela della riservatezza in cui il segnalante non viene, diciamo, messo in mezzo. Quindi la tutela viene fornita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che gestisce il procedimento. Se poi voglio denunciarlo direttamente alla Procura della Repubblica perché sono certo che comunque c'è stata la commissione di un reato, non mi importa la fase amministrativa, a quel punto ci sono tutte le tutele, diciamo che, di cui si gode, come dicevamo, in sede anche penale, cioè una tutela in cui è lo stesso codice penale che protegge l'identità di chi denuncia in tutta la fase del procedimento istruttorio. Andiamo alla seconda, no, ci soffermiamo sempre su questa garanzia della riservatezza, ma giusto per fare qualche precisazione soltanto, cioè quello che ho detto prima è il contenuto delle norme. A livello operativo cosa accade? Accade che la riservatezza viene garantita soprattutto grazie all'utilizzo delle piattaforme. Cioè le piattaforme consentono una gestione informatizzata delle segnalazioni, consentono quindi di decrittare i dati personali anche dal contenuto della segnalazione, dagli allegati della segnalazione e quindi diciamo è un sistema un po' più semplificato per la tutela dell'identità. È anche vero che se segnalo per iscritto, cosa che posso comunque fare, vi è uno oscuramento poi materiale dei dati ovviamente personali. Quindi quando per esempio la nostra segnalazione sarà inviata alla Procura della Repubblica, sarà inviata in maniera oscurata del nominativo in modo da tutelare la riservatezza. Se poi la Procura per necessità di indagini chiede e sollecita il nominativo, applicherà poi, come abbiamo detto, le proprie regole interne, cioè secondo il codice penale, è comunque prevista la tutela del nominativo. Leggo una domanda in chat. Chi garantisce che il responsabile anticorruzione segnali a chi di dovere? Nel caso di segnalazione per procedimento penale o Corte dei Conti dopo i termini di anonimato, esempio rinvia giudizio
del segnalato cosa succede? Allora, la seconda ho capito un po' meno, però la prima, chi garantisce che il responsabile segnali? Beh, il responsabile anticorruzione, che è un dirigente o un dipendente, è tenuto per obbligo di legge a segnalare alla Procura della Repubblica. È ovvio che nessuno ci può garantire che questo lo faccia, ma come nessuno ci garantisce che tutti i dipendenti e tutti i dirigenti, diciamo, rispettino le loro funzioni. Però diciamo che nei suoi compiti, nei suoi doveri deve farlo, e laddove poi questo non avviene, vi sono una serie di responsabilità legate alla posizione che ricopre. La legge 190, in un'apposita, la legge Severino, in un'apposita disposizione prevede le responsabilità a carico dell'RPCT, responsabilità disciplinare, perché rischia un procedimento disciplinare per inadempimento agli obblighi d'ufficio, responsabilità dirigenziale, perché molto spesso è un dirigente e quindi vi è una ricaduta, diciamo, sulla retribuzione, poi sulla decurtazione della retribuzione di risultato, e anche un rischio di commettere reato nel momento in cui vengono, diciamo, omessi determinati atti che obbligavano all'avvio di un procedimento di tipo giudiziario. Quindi, come tutte le cose, è ovvio che emergono se poi qualcuno si accorge della violazione, e molto probabilmente questo potere di vigilanza ce l'ha l'ANAC, è l'ANAC che vigila sull'adeguato svolgimento dei compiti del responsabile, quindi questo potrebbe emergere con riferimento alle funzioni di ANAC. Leggo il chiarimento sulla seconda parte. Ad esempio, per corte dei conti, anonimato fino a chiusura. Ah, va bene, ho capito, la seconda fase. Bene, la seconda fase si apre poi a livello processuale, diciamo, una fase, diciamo, di giocare ad armi pari, perché, come dicevamo, poi il diritto di difesa è tutelato costituzionalmente. Il giusto processo anche garantisce, diciamo, quelle che sono anche le norme europee del giusto processo, la necessità che poi un soggetto perseguito per un reato debba potersi difendere. Quindi a un certo punto nelle sedi giudiziarie si gioca ad armi pari, e quindi, superata la fase istruttoria in sede penale, a un certo punto il nominativo del segnalante può emergere, cosa che invece non emergerà mai a livello amministrativo, cioè all'interno dell'ufficio, se il responsabile della prevenzione della corruzione a ricevere la segnalazione, o all'interno dell'ANAC, se è l'ANAC a ricevere la segnalazione. E non è poi detto che gli atti debbano passare alla procura, è solo se c'è un dubbio sulla commissione di un reato che il responsabile e l'ANAC inoltrano gli atti alle sedi giudiziarie. Quindi il rischio che poi in sede processuale si giochi ad armi pari non vale per tutte le segnalazioni, vale solo per quelle segnalazioni in relazione alle quali il responsabile anticorruzione o l'ANAC hanno deciso di inoltrare alle procure di riferimento gli atti per il dubbio, il fumus della commissione di un reato. E io ne approfitto per leggere qualche domanda, anche perché, diciamo, con i tempi più o meno ci troviamo anche con la trattazione. Ci scrive una vostra collega: si può segnalare anche il conflitto di interessi in quanto sia responsabile anticorruzione? Allora, questo è qualcosa che non dovrebbe avvenire. Cioè, non può coincidere, l'ho detto in maniera molto rapida prima quando abbiamo parlato della governance soggettiva, chi fa le regole non può essere lo stesso soggetto che controlla se le regole sono state applicate. Quindi la domanda è: posso segnalare questo tipo di disfunzione? Io direi di sì, perché l'oggetto della segnalazione è il più ampio possibile. Se vi capita per curiosità di andare sul sito di ANAC e di cercare i report annuali sul whistleblower, vedrete che viene segnalato di tutto, anche chi spreca carta nella fotocopiatrice, fino ai casi più gravi. Quindi in realtà il concetto di malfunzionamento, come dicevamo, degli uffici, viene interpretato in maniera molto ampia. Questo
Questo è sicuramente un fatto di una certa gravità. Significa che è stata violata la disciplina di anticorruzione, che è quella che peraltro dovrebbe garantire tutto il sistema. Quindi non ci sono, diciamo, molti dubbi sul fatto che venga processato questo tipo di segnalazione. Passiamo alla seconda tutela che viene garantita dalla disciplina del whistleblower. Una l'abbiamo detta, la riservatezza, che a un certo punto salta, ma salta solo in sede penale e non è detto che le segnalazioni arrivino tutte in sede penale. Poi abbiamo una seconda forma di tutela, che è il divieto di essere destinatari di misure discriminatorie. Che cosa si intende per misure discriminatorie? Si intende qualsiasi misura ritorsiva, potremmo dire, nei confronti del dipendente pubblico. La legge dettaglia questo concetto, dice: tu dipendente che segnali, per la tua segnalazione non puoi essere demansionato, licenziato, trasferito o comunque essere sottoposto a una misura di tipo organizzativo all'interno dell'ufficio che può avere un effetto comunque negativo sulle condizioni di lavoro. Non vi rientra il concetto di mobbing, il concetto di mobbing ha una tale difficoltà nell'essere dimostrato che specificamente la legge rimanda solo alla tutela in sede processuale. Quindi nel caso di mobbing è direttamente in sede processuale che ci si può tutelare. Mentre negli altri casi, licenziamento, trasferimento, demansionamento, si può, diciamo, far valere la disciplina ad hoc del whistleblower. Quindi, qualsiasi tipo di misura ritorsiva, ecco, vedete anche a livello esemplificativo, anche una mancata promozione, una riduzione di stipendio, una modifica dell'orario di lavoro, cioè in tutti questi casi, io dipendente posso sollevare, diciamo, una questione su questa eventuale misura discriminatoria che ho ricevuto, cioè posso avviare un procedimento a mia tutela e si presume che quella misura discriminatoria è conseguente alla denuncia, cioè la legge tutela ovviamente il dipendente, quindi si presume che debba essere l'amministrazione a dimostrare che quella misura non è discriminatoria, ma è in realtà legata ad altre vicende. Ciò non è impossibile. Io ho effettuato una segnalazione whistleblower, poi sono stato licenziato, ma non perché sono stato punito per la segnalazione, ma per esempio perché avevo obbeggiato il cartellino e poi ero uscito dall'ufficio e non avevo adempiuto ai miei doveri di lavoro, cioè potrei aver commesso delle violazioni che sono indipendenti dalla segnalazione che avevo formulato. Quindi l'onere della prova di dimostrare che quella misura non è discriminatoria è a carico dell'amministrazione. E che cosa accade quindi a questi atti discriminatori? Che la legge afferma che possano essere dichiarati nulli e che nel caso di licenziamento si possa essere reintegrati nel posto di lavoro. Quindi la norma deputata, diciamo, a tutelare il dipendente che segnala illeciti sotto il profilo delle misure discriminatorie prevede una, diciamo, illegittimità di questi atti, di tipo ritorsivo, fino a prevedere anche il reintegro in caso di licenziamento. La procedura che viene avviata è una procedura che spetta all'ANAC. Vi ricordate che nella slide sui soggetti destinatari della segnalazione, in un piccolo riquadro avevo riportato solo l'ANAC e destinataria delle misure ritorsive. Quindi se io dipendente pubblico ho segnalato, è stato tutelato il mio anonimato, ma nonostante questo sono stato destinatario di una misura discriminatoria, devo segnalare solamente all'ANAC questo tipo
diciamo, di atto ritorsivo subito. L'ANAC avvierà un procedimento con cui, come dicevamo, si arriverà a far dichiarare all'amministrazione la nullità di questi atti, diciamo, che incidono negativamente sulle condizioni di lavoro del dipendente o eventualmente anche al reintegro sul posto di lavoro. Certamente forse un dubbio che può nascere è se c'è la tutela dell'anonimato, come faccio ad essere discriminato? Come si può arrivare assurdo, si può dire che si arrivi a subire un atto discriminatorio? Qui è un po' la varietà delle tipologie di amministrazioni che ci aiuta a, diciamo, distinguere un po' la teoria dalla realtà. Cioè, mediamente la tutela dell'identità funziona e dunque difficilmente si può essere puniti perché non si è individuati. Però ovviamente pensiamo ad amministrazioni molto piccole, oppure pensiamo ad amministrazioni in cui comunque è facile individuare quel soggetto per il livello di dettaglio che ha utilizzato nella segnalazione. Ci sono dunque dei contesti che possono comunque consentire l'individuazione del soggetto e di conseguenza far sì che si arrivi a una misura discriminatoria. Quindi, ecco, non è una contraddizione in termini la tutela dell'identità e poi il fatto che vi possa essere un atto ritorsivo. Qualche, diciamo, disposizione extra che ci fa un po' capire meglio la posizione ricoperta dal segnalante. Per esempio, la segnalazione viene vista come una, diciamo, una causa di giustificazione nel caso di violazioni di norme del codice penale o del codice civile, cioè una scriminante si usa nel gergo penale, cioè non rispondo di un'eventuale violazione del segreto d'ufficio, per esempio, del segreto professionale o dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, nel caso, diciamo, del contesto privato, non rispondo della violazione di queste disposizioni se, diciamo, ho utilizzato lo strumento del whistleblower e dovevo nel segnalare purtroppo far emergere alcuni segreti d'ufficio. Quindi si è giustificati dalla violazione di queste disposizioni che comporterebbero responsabilità penale o eventualmente responsabilità civile. Il legislatore precisa, certo, nella segnalazione io non ti faccio pesare che hai violato queste misure, però devi aver sempre rispettato alcune regole, nel senso la segnalazione è stata fatta sempre al fine di tutelare l'amministrazione. Non ho rivelato quei segreti con delle modalità, diciamo, eccedenti, cioè mi sono limitato alla segnalazione. Non ho utilizzato, per esempio, un canale pubblico, un social. Ho utilizzato la piattaforma predisposta sul sito o la segnalazione cartacea. Non ho violato quel segreto per finalità personali, di rivendicazione personale. Quindi è ovvio che si è, diciamo, tutelati e non si risponde di questi reati sempre che si siano rispettate le regole sulle modalità di redazione della segnalazione. Una novità prevista dal decreto del 2023 è, diciamo, una garanzia di tutela, una tutela che viene comunque garantita al dipendente pubblico, nel caso per esempio in cui non è stato dato riscontro ad una segnalazione e quindi si è proceduti poi a una divulgazione di tipo pubblico. Allora in quel caso, diciamo, aver divulgato all'esterno la segnalazione non è un qualcosa che può essere perseguito, proprio perché non mi è stata data risposta all'interno dell'amministrazione. Se la violazione, per esempio, che ho denunciato può costituire
un pericolo di pubblico interesse, oppure se quella segnalazione può comportare il rischio di ritorsione. Cioè ci sono delle situazioni un po' più gravi in cui eventualmente l'aver proceduto a una divulgazione pubblica non viene sanzionata, proprio perché vi erano o delle situazioni di forza maggiore o perché l'amministrazione non si è attivata quando ho segnalato correttamente. Una cosa che avevo rimandato inizialmente, vi ricordate, avevo detto bisogna segnalare il vero, però ci dobbiamo anche chiedere se poi nella prassi si segnala il falso cosa accade. Ora, la vecchia norma, qui c'è il vecchio riferimento normativo del 2017, però l'identica disposizione la troviamo nel decreto del 2023 di cui ci stiamo occupando. Fondamentalmente si dice, vi traduco quello che ho riportato nella slide che è il testo di legge, che il dipendente che segnala illeciti denunciando il falso viene tutelato fino a quando il segnalato, ingiustamente, non dimostra nelle sedi opportune la falsità della segnalazione. Quindi deve dimostrare di essere stato oggetto di calunnia o di diffamazione o di aver subito un danno anche. Questo quindi tradotto significa che il segnalante in malafede viene comunque tutelato come un segnalante in buona fede fino a quando il soggetto che sfortunatamente è stato oggetto ingiustamente di una segnalazione non dimostri nelle sedi giudiziarie di essere stato vittima appunto di una falsa denuncia. Questa è una disposizione che è stata criticata e la stessa ANAC ha chiesto al legislatore di intervenire perché è una disposizione sbilanciata a tutela del segnalante in malafede, soprattutto perché non tiene conto del fatto che chi viene ingiustamente segnalato deve sobbarcarsi un procedimento penale o civile nelle sedi deputate con intanto un dubbio su quando avrà risposta, e sicuramente non in tempi brevi, però subisce già un danno di essere intanto destinatario di un procedimento disciplinare, perché abbiamo detto che una segnalazione, un whistleblower al responsabile anticorruzione o all'ANAC avvia poi un procedimento disciplinare, cioè qualcuno deve verificare se quel soggetto che è stato individuato come responsabile di un illecito, di un malfunzionamento, lo ha veramente commesso. Quindi io mi troverei già ingiustamente a subire comunque un procedimento disciplinare che compromette la mia immagine anche davanti all'amministrazione, fermo restando che laddove ci dovesse essere anche, diciamo, una fuga di notizie, potrebbe anche essere resa poi lesa la mia reputazione. Quindi su questo ci si attende che, diciamo, il legislatore faccia poi delle opportune modifiche. Ci avviamo alla conclusione e lascio i classici poi 10 minuti per qualche domanda anche che può emergere ora o nel caso a cui risponderemo poi in back. A livello procedurale cosa fa il responsabile anticorruzione per gestire le segnalazioni? Intanto disciplina tutto questo nel piano triennale, quindi noi nel piano triennale troviamo un po' l'iter di gestione di una segnalazione e deve costituire un gruppo di lavoro ad hoc. In ogni amministrazione ci sono dei funzionari scelti appositamente per la gestione delle segnalazioni whistleblower, in maniera anche multidisciplinare, perché la segnalazione che riceve il responsabile anticorruzione può riguardare una qualsiasi area dell'ufficio, quindi sarebbe opportuno avere un rappresentante almeno di alcune delle aree, magari maggiormente anche a rischio corruzione o rischio commissione illeciti, proprio per avere l'expertise poi di quell'ufficio e quindi individuare più facilmente il tipo di violazione, in che attività è stata svolta o con riferimento a quale procedimento. Sicuramente in questo gruppo di lavoro non può farvi parte qualcuno che appartiene all'ufficio procedimenti disciplinari. Siamo nella fase istruttoria e quindi dicevamo nella fase istruttoria della segnalazione
non ci si può, diciamo, pronunciare sulla colpevolezza o meno, quella spetta poi a un soggetto esterno che è l'ufficio procedimenti disciplinari. Questo gruppo di lavoro è caratterizzato da un particolare obbligo di riservatezza, in alcuni codici di comportamento dell'amministrazione anche specificato. L'obbligo di riservatezza fa parte di tutti i dipendenti pubblici, ma in questo caso ancor di più perché si maneggiano informazioni sensibili, ma diciamo che se viene utilizzato lo strumento della piattaforma, la gestione informatizzata non consente proprio di accedere al nominativo, ecco perché tutela di più la riservatezza, perché la piattaforma sgancia subito il nominativo dalla segnalazione. Quindi io funzionario istruttore in realtà non posso nemmeno saperlo quel nominativo. Il cartaceo invece è differente, quindi è lì che scatta di più l'obbligo di riservatezza. Dico cose un po' già implicitamente dette, cioè il responsabile deve valutare se sussistono i requisiti per tutelare ovviamente il segnalante, deve avviare un'istruttoria e deve dialogare costantemente col whistleblower. Quindi il procedimento proprio whistleblower prevede che il segnalante debba essere aggiornato periodicamente sull'iter della segnalazione. E poi ex post a quali attività diciamo arriva il responsabile o eventualmente a un'archiviazione se la segnalazione è infondata oppure come dicevamo poi all'avvio di un procedimento penale o alla trasmissione degli atti alle procure laddove emerge un fatto di reato. Altre specificazioni, ma ecco andiamo semplicemente un po' più nel dettaglio. Il responsabile non deve chiedersi se Tizio Caio è colpevole. Abbiamo detto che poi sarà l'ufficio procedimenti disciplinari o la magistratura a, diciamo, entrare poi nel merito delle attività. Deve tenere traccia delle attività comunque svolte e deve conservare la documentazione per un periodo almeno pari a 5 anni, conservando separatamente i dati del segnalante. Deve utilizzare le segnalazioni per pensare anche a tutta la sua attività di prevenzione della corruzione, cioè quando a gennaio dell'anno successivo, come ogni anno, aggiorna il piano triennale, le segnalazioni whistleblower sono un ottimo polso della situazione per sapere anche dove intervenire in maniera più incisiva. Magari dalle segnalazioni whistleblower è emerso che ci sono particolari aree in cui si verificano sempre determinati eventi e quindi dovrebbe utilizzare le segnalazioni anche per la politica, diciamo, di prevenzione della corruzione. Nella relazione di fine anno deve dar conto all'amministrazione, ma anche all'ANAC che poi controlla questi atti, come sono state trattate, diciamo, le segnalazioni e quali sono stati, diciamo, in via generale i settori interessati. Vi dicevo che c'è anche la possibilità poi di utilizzare diversi tipi di canali, canale per esempio diciamo digitalizzato, la procedura informatica o il canale cartaceo. Una cosa importante che sottolineo su questa slide è che la piattaforma non deve essere sull'intranet dell'amministrazione. Ricordiamoci sempre per quel concetto per cui anche il consulente, anche l'esterno può segnalare un malfunzionamento dell'amministrazione e quindi bisogna dar modo di poter accedere a questi strumenti. Qualche altro dettaglio, ma entriamo veramente nello specifico, è per esempio la gestione anche dei termini nel procedimento. Vi sono 5 giorni che il responsabile dedica all'esame preliminare della segnalazione e poi comunque una chiusura dell'istruttoria entro 30 giorni. Deve fare anche attività di sensibilizzazione al personale su questo tema, cioè bisognerebbe che ci fosse formazione obbligatoria sul whistleblower. Non mi soffermo più di tanto, diciamo, su questi dettagli. Con riferimento alla piattaforma, in particolare, si dice che bisogna utilizzare tutti quegli strumenti informatizzati deputati proprio alla tutela della riservatezza.
Pensiamo per esempio al disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni contenute nella segnalazione, la crittografia dei dati, le varie politiche di tutela della privacy, la modifica periodica della password, sono tutta una serie di specifiche che troviamo soprattutto nelle linee guida di ANAC. Leggo una domanda, anche perché ci siamo avviati alla conclusione. Lo strumento informatico reso disponibile nel sito ANAC può continuare ad andare bene, certo, perché l'ANAC dà, diciamo, la stessa ANAC l'alternativa fra la piattaforma informatica o in extremis il cartaceo che segue un protocollo ad hoc, cioè un protocollo direttamente diretto al presidente dell'autorità. Comunque i sistemi che troviamo pubblicati sul sito di ANAC sono assolutamente, diciamo, quelli vigenti. Mi soffermo sull'ultima slide in chiusura, perché è rilevante, cioè parliamo un po' dell'aspetto sanzionatorio che c'è dietro questa misura. L'ho, diciamo, splittato in tre sezioni per un motivo ben preciso. Allora, un primo soggetto che può essere sanzionato in questo sistema è, diciamo, anche poi l'aspetto più grave della vicenda, il responsabile della misura discriminatoria, quella famosa misura, abbiamo detto, ritorsiva, che può eventualmente, diciamo, essere comminata come in forma punitiva al segnalante. La legge prevede una sanzione da 5.000 a 30.000 euro che viene comminata dall'ANAC. Quindi è una sanzione abbastanza alta se calcoliamo che tutto il sistema di anticorruzione non ha grosse sanzioni dietro. Se vi fate anche qui in giro sul sito dell'ANAC, io ne ho segnalato una, ma ce ne sono tantissime, trovate moltissimi atti di ANAC sanzionatori, quindi diversi soggetti che sono stati sanzionati per aver punito illegittimamente il dipendente che ha segnalato. Poi ricordiamoci sempre che il segnalante licenziato può essere reintegrato e che qualsiasi atto discriminatorio è nullo, quindi non c'è solo l'aspetto della sanzione economica. Secondo aspetto delle sanzioni, anche il responsabile anticorruzione può essere sanzionato. Quando non diciamo, metta in piedi tutto il sistema deputato alle segnalazioni, quindi da 10.000 a 50.000 euro, se l'ANAC accerta che per esempio non è stata creata una piattaforma di segnalazione o non è stata data anche l'alternativa della segnalazione cartacea, cioè sul sito non sono reperibili le informazioni per avviare una segnalazione. La stessa sanzione da 10.000 a 50.000 euro quando il sistema esiste di segnalazione, ma le pratiche non sono state istruite, quindi qualcuno evidentemente ha anche fatto sapere all'ANAC, oppure l'ANAC si è mossa d'ufficio, ha verificato che le pratiche non sono state comunque processate. Infine, e con questo chiudo per tornare in realtà da dove siamo partiti, anche i dipendenti possono essere destinatari di sanzioni. Ricordiamoci che il whistleblower è sicuramente un diritto di poter segnalare, ma è anche un dovere di segnalazione. Ce lo dice il codice di comportamento del 2013 all'articolo 8, ci obbliga il codice a segnalare, quindi se non segnaliamo, violiamo il codice di comportamento e siamo quindi destinatari eventualmente di una sanzione di tipo disciplinare che ci sarà poi, diciamo, inflitta eventualmente a seguito di un procedimento disciplinare. Quindi il whistleblower, concludendo, è sicuramente una misura di prevenzione della corruzione, insieme a tante altre disciplinate nel piano triennale, ma è soprattutto un dovere soggettivo nel codice di comportamento. E dunque è un aspetto di questa disciplina da ricordare, da tenere presente, perché è anche legata eventualmente a delle conseguenze sanzionatorie dal punto di vista disciplinare. Io mi fermo qui, non ho lasciato il classico spazio per le domande, ma le abbiamo risposte nel mentre, però se qualcosa dovesse emergere anche
diciamo, in questi ultimi minuti o qualcuno non riesce a scrivere in questi ultimi minuti, io resto comunque disponibile a darvi una risposta in back. Io ringrazio tantissimo per la chiarezza, ma anche per essere stata così correttamente nei tempi, che è veramente cosa rara. In chat io ho lasciato anche l'indirizzo della posta di progetto, proprio a sostegno di quello che diceva l'avvocato De Rosa, e se avete dubbi o bisogno di comunicazione e dovessero emergere queste necessità a chiusura del webinar, potete tranquillamente scrivere alla posta di progetto. Progetto e provvederemo poi a girare all'avvocato De Rosa le vostre segnalazioni. Al momento non ci sono altre domande e rispondo alle domande io di logistica che sono state lasciate in chat. Avrete come al solito nel pomeriggio o al più tardi nella mattinata di domani la registrazione e le slide pubblicate all'indirizzo che vi ho segnalato in chat dove vi siete iscritti. E così vi verrà attestata la presenza, o meglio, verrà attestata la presenza a quanti avranno preso parte ad almeno metà del webinar e come sempre potrete scaricare da soli l'attestato di iscrizione dall'area ai miei eventi. Io vi do appuntamento per l'ultimo webinar di questo ciclo che si svolgerà la settimana prossima e sarà condotto dal dottor Puggioni. Ringrazio l'avvocato De Rosa per la presentazione, per la chiarezza e ringrazio voi per aver partecipato anche attivamente e vi do appuntamento alla prossima volta. Buon proseguimento di giornata. Grazie, Arrivederci. grazie mille, grazie a tutti, buon proseguimento.